Professore, allora oggi primo giorno di scuola potremmo dire, tanto entusiasmo, anche tanta disponibilità da parte del comune di Lago Negro, della città di Lago Negro. Sappiamo che siete stati accolti benissimo e c'è tanta attenzione verso questo corso di studio. Sì, devo dire proprio di sì. La prima cosa da fare è proprio ringraziare le autorità del posto di Lago Negro, il sindaco, l'assessore Mitidieri, che è anche responsabile professionale del corso. Poi abbiamo avuto una notevole attenzione da parte dell'assessorato alla salute della Regione Basilicata, dell'azienda, per cui devo dire che questa è stata un'operazione fortemente voluta. L'Università di Firenze ha deciso di decentrare il corso perché esistevano dei presupposti per poter esportare quello che è un po' il nostro marchio di fabbrica e la qualità del corso di laurea in infermieristica, nell'ambito del quale possiamo vantare tre docenti del settore infermieristico, e credo siamo gli unici in Italia ad avere una tale disponibilità di docenti di infermieristica, che naturalmente sono garanzia di qualità per la formazione professionale in questo settore. Ecco, abbiamo chiesto agli altri professori universitari di farci un po' una fotografia della realtà infermieristica in Toscana, in Italia. Sicuramente tanti giovani si stanno avvicinando sempre di più verso questa realtà perché vedono anche un futuro occupazionale più concreto magari rispetto ad altre discipline, però questi professori ci evidenziavano allo stesso tempo comunque delle motivazioni che hanno portato i ragazzi, motivazioni anche di tipo professionale, ecco, non solo magari pensando al futuro occupazionale. Beh, sì, in effetti è proprio così, nel senso che la professione infermieristica in questi ultimi tempi sta acquisendo una notevole importanza. In gran parte per il fatto che effettivamente gli sbocchi occupazionali sono, direi, ancora molto buoni, nonostante vi sia un blocco del ricambio, del turnover in ambito pubblico, però molti di questi professionisti neolaureati vengono assorbiti in maniera soddisfacente a livello di strutture private. E poi effettivamente esiste anche una certa passione. Questo lo posso vedere dal fatto che studenti che si iscrivono a infermieristica, magari come ripiego, perché non sono riusciti ad entrare a dei corsi come fisioterapia o ostetricia, che storicamente hanno sempre avuto una tradizione, un'appetibilità maggiore. Poi alla fine, dopo un anno di studio, invece di chiedere il trasferimento su fisioterapia, decidono di rimanere su infermieristica, dimostrando così di aver apprezzato quello che è il nostro percorso formativo. Tra l'altro anche lo stesso tasso di abbandono non è molto alto, a dimostrazione che poi. Il tasso di abbandono si sta riducendo perché in questi ultimi anni abbiamo lavorato molto nel campo dell'orientamento a livello delle scuole secondarie, scuole superiori, e dunque al momento dell'esame di ammissione, mentre fino a 4-5 anni fa potevano entrare anche candidati che magari non svolgevano con brillantezza la prova d'ammissione perché non c'erano sufficienti domande per il corso di infermieristica, in questi ultimi 2 anni, aumentando la popolazione di potenziali interessati, la selezione si è fatta reale, per cui entrano persone più preparate, hanno una preparazione di base migliore e dunque è più facile che queste persone poi riescano a portare a completamento il loro percorso. In conclusione, in un palazzo antico, una professione antica, ma assai modernizzata, assai rivolta al futuro. La professione infermieristica è una professione antica che è stata in qualche maniera formalizzata poi attraverso fondamentalmente le opere della Florence Nightingale nella seconda metà dell'Ottocento.